Wahey Kuj, ben ritrovati al vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il Team Zero vincendo abilmente e ho reclutato Tezcat e Bailong e ho già fatto il risveglio, quindi entrambi possono usare i loro rispettivi spiriti guerrieri. Però non ho aumentato il loro legame di amicizia, se non sbaglio loro hanno una tecnica che possono usare in combinazione. Il loro legame di amicizia forse è intorno al 30-40%, non ho controllato, però il risveglio è stato effettuato correttamente, quindi entrambi possono usare i loro spiriti guerrieri. Partita contro i Temmas o Arions nella versione localizzata. L'ho messo a posto di, ovviamente, Torch e Gazelle, o meglio, di Whiting e le Beacons, perché comunque sia Frody per conto suo non è granché, però tenere Whitingale e Beacons era alquanto superfluo. Meglio loro due che hanno anche lo spirito guerriero. Paolo Bianchi però vorrei spostarlo dietro, e anche Victor, e mettere loro due in attacco, perché tanto poi il centrocampo sale e i difensori vanno a centrocampo, quindi i centrocampisti ce li troviamo in attacco. Però per il momento andiamo bene così. Oh, siamo sulla spiaggia, quindi il commentatore dovrebbe essere un certo Gammon. Vediamo un po'. Eccolo! Oh! Ehi, già intercettano il pallone. Andiamo con... Bene, Tezcat. Oh, Shu! Si chiamerebbe Shu nella versione giapponese. No! Avevo già crossato ma non me l'ha fatto. Accidenti. Oppala, ok. Perfetto. Era meglio per Shu, però. Ok, ci siamo. Vai, subito, quello spirito. Vai, potenziamo, non si sa mai. Oddio, contro i Temmas non dovrebbero esserci problemi, perché sono deboli. Non hanno spiriti guerrieri. Eccellente breast. Praticamente petto eccellente. Che nome. Ok, è già 1-0. Oh, Paolo è carico. Oh, livello 3. Ah, è forte. Wow. Arion. Ah, il capellone. Si chiama casa frattale in giapponese. Perché in italiano presa frattale? Se si chiama casa, ci sarà un motivo. Infatti io vedevo la forma di una casa, vedevo... Vai con lo spirito anche lui, perfetto. I due nuovi attaccanti hanno già sfoderato le loro migliori tecniche offensive. Potenziate al massimo, perché sì, perché così è più bello. Non facciamo tiri a catena che non servono. Io sinceramente questa squadra la metterei non più alta del livello 2. Senza spiriti, senza chissà quali tecniche. Benissimo può stare a livello 2. Più che altro perché c'è Arion che ha delle tecniche davvero belle. Ah, non posso correre. Solo per quello a livello 3. Non è che non è di una difficoltà eccessiva alla fine. Ah, passaggio lungo ho fatto. Mi sono sbagliato, ho tenuto premuto troppo a lungo. Vai con lui. Contro di questi anche non uso lo spirito. Non fa niente. Poi ho dovuto fare una partita per poter acquistare sia Tezcat che Bailong, perché avevo solo 980 punti.
E ce ne volevano 1000 per entrambi. Quindi io con una partitella veloce veloce ho fatto contro la Raimon 10-0, però mi ha dato pochissimi punti, però almeno ho reclutato loro due. No, che sbaglio! Con Paolo posso anche tirare da qua. Anche facciamo un tiro lontano. Potrebbe sempre parare, però Paolo è un tiratore eccellente. Si è un po' indebolito il tiro, sì. Vediamo un po'. No, ragazzi, l'ho detto. Sta squadra più del livello 2 non lo vale. Livello 3 è troppo alto per loro. Addirittura il Team Zero a livello 5 ho battuto. Sono pronto anche per ingaggiare una lotta con i piccoli giganti e con la Ogre. Che penso faremo il prossimo episodio, la Ogre. Perché me l'avete chiesto in diversi, ma la Ogre... Ho detto che l'avrei fatta poco prima di finire il gioco, però a sto punto facciamola così. Me la tolgo dai piedi. Ma cosa ha in bocca? È stato furbo. Che sbaglio. Eccolo, vai. Mureku. Bello. Portiere è troppo debole. Non c'è sfida. Allora che facciamo? La facciamo le tirare, dai, su. Almeno si divertono un po'. Uy. Purtroppo a livello 1 mi sono dimenticato a dargliela la tecnica e quindi non posso fare... Non posso farla. Tocca fare il livello 2. Ah, lui c'ha Dark Matter come tiro. Ma... Oddio, in italiano... Vabbè. Tiro oscuro, no? Sarà una cosa del genere. Anzi, mo ci tiro, va. Mo ci tiro. Vabbè, però, a tradimento. Tanto non può tirare. Il fatto è che me l'ha fatto a tradimento. Dai, ancora? E mo ci ho arrabbiato però, basta. Sempre a ruba palla. Che seccatura. Ah, non ho fatto un... uno scontro perfetto, quindi non mi ha ricaricato nulla. Wow, ecco perché allora! Ecco perché! Mo si spiega il livello 3 allora! Mi ero dimenticato che avesse il Mixmax lui! Buono! Vabbè, dai! Possiamo... Per ora gli spiriti guerrieri sono ancora meglio del Mixmax, quindi... Per il Mixmax voglio ancora reclutare giocatori. E non so se lo faccio, se li recluto col Mixmax. Perché non ne vedo la necessità. Specialmente se lui usa questo genere di tiri. Almeno avesse usato le facce giurassiche. Vedi. Dai, su.
fischia sto primo tempo, dai. Andiamo subito col secondo e non indugiamo. Vediamo di farla piuttosto veloce. Non so però come funziona il Mixmax qua. Nel senso, so come attivarlo, ma non so quanto dura. In base a cosa si consuma. Perché nel gioco si consuma se corri. Più corri, più si consuma. Come l'armatura. Qui però, no, non come l'armatura. Però il Mixmax sì, più corri più si consuma. Qui non lo so, può essere uguale. Ehi! Beh, da azzardare più, eh. Oh! La rubata io ho ripresa. Andiamo con cenere nera. Praticamente l'italiano è tradotto allo stesso modo, cenere nera. Cosa? Ma non è vero! Ma come fa? Ma non è possibile! Mi prendi in giro, mi prendi? Ma se non para un Paolo Bianchi, ma... Non si spiega. Elemento? No, cenere nera dovrebbe essere elemento nero. Vediamo un po' Eternal Blizzard. Vabbè, questo me l'aspettavo che lo parasse, ma... Ah, certo! Si è offeso perché ho detto che era debole. Ashi Arion. Ok. Ora si spiega il livello 3. Ora sì. Prima no. Ma non zombare i frame almeno. Para mo non ce la fa a pararlo. Scommettiamo. Vedi? Ho dato una barretta al portiere perché era molto scarico. Stava davvero in zona pericolosa. Ehi, che bello intercetto che ha fatto. No, stavolta sono stato stupido io. Mannaggiaci. Ah, è vero. Lui all'inizio con te scat lo fa. E certo, ancora non ci siamo ancora andati nella storia. Quindi è giusto, sì. Va bene così, va bene. La distanza è perfetta, va bene così. Non è né troppo lontano. Beh, dire che non è troppo vicino è sbagliato. Non è troppo lontano, ecco. Siamo oltre la metà, che bello. Purtroppo quando è così le partite dovrebbero essere chiuse in fretta. E invece bisogna aspettare che l'avversario
faccia tutto quello che deve fare. Ovviamente il portiere ha fatto un miracolo. Neanche tanto. Allora, riproviamoci. Però stavolta con lo spirito. Sì, vabbè. Dai, su. Sbrigatevi. Certe volte non capisco perché, ma si impuntano i giocatori quando devono fare il calcio del dischetto. No, dai. Che bastardata. Ehi! Ehi! Risos, Michael here. Hell! Vai all'inferno, piccoletto! No, Arion, sei un pizzettino di caccola. Wonder Trap, sì. Trappola speciale. Ma dai, ma cosa fai? Ma come ti permetti? Dai, su. Ovviamente. Non poteva essere altrimenti. Ecco Bianchi che si avvicina all'area e perde possesso di palla perché è un idiota. Ikuyu. No, no, fuori, 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 fuori! Ma insomma, ma io che parlo a fa? Con chi parlo io qua? Questo è uno speaker per l'audio. Cioè, da cui esce l'audio. Però, se ci urlo, potrebbe anche sentire uno, no? Non funziona così. No, non te lo faccio fa... Oh, invece sì. Ah, beh, allora se Hunter's Net, sì. Se è questa, sì. Che noia, Arion! Sì, marca wind. E io se lo riparo sempre con questa. Shoot or break, sì. Il rompitiro. Dai, che è finita, ragazzi, che bello. Purtroppo, quando le partite sono noiose così, non c'è gusto a giocarle. Eccolo qua. Guarda che giochetto di gambe. Si alza in volo, calcia la palla. Di prepotenza, si dirige verso l'area avversaria. Il portiere carica il petto selvaggio che non può nulla. E viene distrutto. 4 ossa incrinate. Vattene a casa. Non si fanno male? Questo che mi chiedo. Non si fanno un minimo di male. Non dico che si devono far male per forza. Però è una domanda. Non si fanno male? Ok, coniglio rimbalzante. Che in italiano è stata tradotta tiro rimbalzante. Certo, per non farci capire che Fei assomiglia a un coniglio. Bravo. Ma la colpa è anche della level 5. Ebbene. Ovviamente di questa squadra non recluto nessuno. 57 con Byron. A 100% forse si attiva una tecnica particolare, ma non ricordo se ce l'hanno e se si attiva. Oppure potrei anche andarmi ad allenare ora per conto mio, cosa che credo farò. Oh, vediamo qui cosa c'è. Aspetta, quale voglio io? Ok, segreti. Questo. Speedo.
ma mai qualcosa di interessante. Attenzione, entriamo nelle pieghe spazio-temporali. Wanda Botto. Che c'hai? Gado, quindi la difesa. Ok, posso scegliere anche come allenatore. Mi dispiace, ma anche con me non è fortuna. Qui cosa c'è? Ah, il piccoletto quello del passato. Sì, dell'epoca Sengok era? Quella con Oda? Ebbene, signori? No, devono essere tradotti in un altro modo, allora. Ok, un altro. Ok, quelli sono i segreti. Mi concentro al massimo per vedere dove andranno a posizionarsi. Cacci, parata, ottimo. Mi fa venire un'ideuzza. E ora chi c'è? Oddio, che vocina che c'è in giapponese, lei. Piccola tatina. No, da lei. Ma quando si arrabbia vorrei sentire io che voce ha. No, adesso devo andare un attimo a fare il legame tra Bailong e Tescat. Se poi c'è, beh, a parte potrei controllare la Wikia per vedere se c'è o no. Ad ogni modo, Cugio, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ora inizia davvero il bello. E domani affronteremo la Ogre. La squadra Ogre. Sì, ci tocca. È giusto affrontarla, così ce la togliamo di torno. E poi piccoli giganti e poi torniamo nelle pieghe del tessuto spazio-temporale. Poi vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.